Buongiorno, vlog della mia giornata. Mi sveglio, anche se ne avrei fatto volentieri a meno. Nel letto c'è Rebecca, mia migliore amica da 12 anni, e mi ero dimenticata, aveva dormito a me, quindi ho preso un colpo. Ho detto, questo è il cazzo. Vai, 1, 2, 7, 2, 25, 8, 10, 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
latte di soia e cornetto vegano perché oggi mi serviva la carica, dobbiamo andare a fare la prima lezione di prova di Pilates con mamma, cosa che di solito i genitori ti trascinano a fare sta roba, invece io mi diverto troppo con mia mamma. Eravamo oggettivamente le peggiori della sala. Ma parla per te. Ecco. Ma parevamo due calzini spagliati. Abbiamo deciso di iscriverci quindi martedì e giovedì Pilates. Almeno questo è il piano. Solo mi farai felice se sarai crudele con me. Ogni tanto ci prende così, io me lo godo perché è divertente, mi sono fatta la doccia perché diciamo ero vissuta da questo Pilates. Abbiamo mangiato pasta di ceci con le verdure. Buon appetito. Ora stiamo facendo una dieta, un'alimentazione diciamo da qualche mese e ha dato molto i suoi frutti. Qui stavo facendo un progetto all'iPad che devo fare, però mi devi dar cazzo di tempo. Dicevo, sto passando tutti i giorni all'iPad perché il 25 marzo devo consegnare un progetto. Ho visto questo film sulla caduta della luna sulla Terra, una cosa terribile. Vabbè, dovevo andare allo stadio, ecco. Sto in extra beat. Ho guidato da Centocelle all'Eur e poi dall'Eur siamo prese. Ma che vuol dire? Ci somigliamo in modo assurdo. Siamo due soli al mondo. E quindi niente, non ho voce. Abbiamo fatto la staffetta, sono arrivata all'Eur e poi abbiamo preso la macchina in rugby e siamo andate allo stadio. Che logica, perché non siamo andate con la stessa macchina? Che ha detto? Pure qua, non capisco. Una mazza, vabbè, dicevo, avevamo un pass per il parcheggio, quindi dovevamo avere la stessa macchina. E stadio, io ho dedicato 20 secondi perché poi ho perso la borsa. Vlog della giornata. Borsa persa. Praticamente terminata la partita che abbiamo vinto 4-0, avevamo tirato una sveglia incredibile. Scherzo, era per il meme. Vabbè, ho perso la borsa allo stadio, qualcuno l'ha trovata e l'ha portata alla polizia dello stadio. Quindi Centocelle, Eur, stadio, Eur, stadio. Solo che dovendo uscire i calciatori a partita finita, non è che potevamo entrare indisturbate nello stadio e dire ciao, come sono persa la borsa, cioè capite, non potevamo fare questa cosa. Quindi ci hanno fatto 3.000 controlli e aspettavamo. Dai, di nuovo, forza Roma, forza Roma. Finalmente, dopo 7.000 controlli, aver bloccato i calciatori in uscita, esserci fatte sgridare da tutto il personale dello stadio, possiamo tornare alla nostra dimora. La cosa di aver bloccato il calciatore non so come spiegarvela. Lui stava uscendo, noi stavamo entrando, ci siamo fermate e lui si è bloccato e quindi fan l'hanno assalito, scusa. Però appunto noi non potevamo essere lì. Alla fine abbiamo cenato a Prati, quindi zona insomma intorno allo stadio. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo mangiato. Non l'ho mai fatta sta cosa. Un po' tipo, che mi sono mangiata? Spiedini di polpo, cicoria. Lei ha preso la carne. Io sono, non mangio la carne vegetariana, no, perché il pesce lo mangio. Sono pesce d'Ariana, che mi suona veramente male. Forse mi sono persa. Poi c'era questo dolce che non abbiamo finito perché era buono, non ha senso quello che ho detto perché non abbiamo finito, era buono. Poi Rebbi mi ha riportato all'Euro, ho preso la macchina, sono andata a Centocelle. Buona no, arrivederci.